Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento un altro unboxing di un calendario dell'avvento, questa volta della marca Catrice Cosmetics. Catrice Cosmetics è una marca inglese che ha comunque dei prezzi di fascia bassa, però devo dire che è ben in grado di stare a passo con le marche high-end, perché sono dei prodotti veramente economici che funzionano veramente bene. La Catrice Cosmetics ha fatto quest'anno due calendari. Io ho deciso per questo. Comunque, tutti e due i calendari sono fatti nel modo do it yourself, quindi ci stanno delle bustine dal 1 fino al 24 di dicembre. E sei te, o magari qualcun altro per te, che decide quale prodotto mettere in quale bustina. Io sinceramente vi consiglio di farlo fare a un'altra persona, così non sapete quale prodotto ci sta in quale giorno. Cominciamo con il design. Il design ovviamente non è questo il calendario, questo è il box dove ci stanno dentro i prodotti e le scatolette. Inoltre avete una sneak peek dei prodotti che ci stanno dentro in varie lingue, ovviamente perché la Catrice fa spedizione in tutto il mondo. E poi c'è il cartone che si può aprire e si trovano queste bustine di cui parlavo, dove potete mettere poi tutti i prodotti, che sono bustine di questo tipo, con i numeri sopra, che potete mettere ovviamente un numero su ognuna bustina. E questo sarebbe lo squadro nel box dei prodotti. Ovviamente ci stanno 24 prodotti. Io in questo video vorrei fare una estrazione gratuita, un giveaway, quindi potete vincere dei prodotti da me per provarli o per farvi praticamente un calendario d'avvento vostro personalizzato. Cosa dovete fare per partecipare? È semplice, dovete aver abbonato questo canale, lasciare un like sotto di questo video e scrivere nei commenti slash Catrice, così so che volete partecipare alla estrazione. Adesso vediamo i prodotti. Adesso ho messo tutti i prodotti davanti a me e ve li faccio vedere. Cominciamo dalle mani. Ci stanno dei smalti, devo dire per il mio gusto anche un po' troppi, però ve li faccio vedere. Qua abbiamo un top coat che praticamente è uno smalto che si mette sopra lo smalto per farlo durare un po' di più e questo aiuta anche di asciugarlo abbastanza veloce. Poi ci stanno tre smalti nel modo opaco, quindi abbiamo un Bordeaux chiaro, molto chiaro, però tutti i colori molto adatti al periodo natalizio. Poi abbiamo un bordeaux un po' più scuro di questo sulla destra e molto adatto al periodo di Natale, un rosso molto vivo e chiaro. Quindi tutti e tre i colori sono molto adatti ovviamente per il periodo natalizio. Poi ci stanno due shimmer, che abbiamo praticamente uno che ha dei particoli di shimmer dentro, che va sul rosa, è molto chiaro ma va sul rosa, e poi c'è anche un duochrome dentro che praticamente è sempre rosa, però cambia in base alla luce e anche in base al movimento cambia un po' la tonalità e va anche un po' sul viola e anche verde. E per l'ultimo abbiamo proprio uno metallizzato con Acai olio, con l'olio di Acai, che praticamente fa pure bene alle unghie. E qua abbiamo un argento metallizzato. Adesso cominciamo con i prodotti per il viso. Cominciamo con un primer idratante, Love Skin and Respect Earth. Rispecchia un po' il modo di pensare della Catrice, che ha cambiato adesso tutti i suoi prodotti in naturali, 100% naturali, senza parabene, senza chimica, senza patarabam dentro, che rispecchia ovviamente anche il mondo, la natura, cruelty free e vegano. Io conosco questo primer e già l'ho provato, è veramente molto idratante e lascia veramente una sensazione molto confortevole sul viso. Come secondo prodotto hanno messo un One Drop Coverage Weightless Concealer nel colore 002 True Ivory. Questo è un concealer molto chiaro, però è molto utile per metterselo sotto gli occhi per avere un effetto più sveglio. Cioè praticamente non è un concealer per nascondere un po' le imperfezioni come brufoli, macchie, eccetera, ma proprio sotto gli occhi per avere l'effetto più sano, più sveglio. Quindi lo proverò ed è molto molto bello.
Questo cominciamo è... adesso con i prodotti per le labbra. Per le labbra hanno lasciato veramente tanti prodotti. Cominciamo con il lip liner. Il lip liner hanno lasciato il Plumping Lip Liner nel colore 030 Poly Treblion, che è un colore molto molto nude, va quasi nel marrone, quindi è un colore che si adatta molto bene a tanti colori delle labbra. Questo è un lip liner che è il mio preferito. Io amo i Plumping Lip Liner della Catrice perché funzionano veramente molto bene e hanno anche una duratura molto lunga. Io questo già ce l'ho, quindi questo vincerà contro uno di voi. Andiamo nel prossimo prodotto, che abbiamo il Volumizing Tint & Glow Lip Booster. Questo è un lip booster a base di menta che aiuta a rimpolpare un po' le labbra, ma comunque il colore è un tint, quindi ha un colore, ma il colore è molto molto soft, è tipo un lucido labbra, va nel... adesso qua sembra molto rosa, ma ovviamente non lo è perché è quasi non visibile come un prodotto praticamente un lucido labbra che si può mettere e stendere sopra. Andiamo avanti con le labbra. Qua abbiamo della New Generation Plump and Shine 4 lucido labbra in 4 colori diversi, su cui uno va un po' sul bronzo, l'altro un po' più sul rosa, ma molto molto bello, quasi un corallo, un colore corallo. Poi abbiamo un colore che va quasi sul magenta, un po' tipo mirtillo scuro, e poi abbiamo un shimmer che va un po' sul oro. Io vi faccio vedere quello scuro, che questo me lo tengo, e vi faccio vedere la consistenza. La consistenza è tipico di un lucido labbra che è un po' tenso, però devo dire meno del solido. Praticamente la textura è molto soft, anche il colore è molto molto carino, non grida, però si vede per un lucido labbra, si vede bene e funziona veramente molto molto bene. Ottimo! E poi ci stanno altri 3 prodotti per le labbra, e abbiamo praticamente dei rosetti, sempre full size, in 3 colori diversi, e il finish è scritto satin, quindi sarà più satinato. Io vi faccio vedere quello scuro, che questo me lo tengo, adatto al colore del lucido labbra. Questo è molto bello come colore, sembra quasi un matte lipstick, però cioè, ha la sensazione di vederlo sulla pelle che è matte, che è opaco, però devo dire è veramente satinato, quindi è molto, ci sono piccoli particoli di shimmer dentro, pochi pochi però, ed è molto leggero sulla pelle, molto molto bello. Gli altri 2 li proverete voi. Adesso andiamo agli occhi e cominciamo però con le sopracciglia. Per le sopracciglia addirittura hanno lasciato una palette completa che si chiama Professional Brow Palette nel colore 020 Medium to Dark. Questo è praticamente una palette con tanti shades dentro, su cui un highlighter che si può mettere sotto la sopracciglia per avere sempre l'effetto di avere gli occhi più svegli, uno sguardo molto più sveglio. Poi ci stanno tutti i colori per le sopracciglia da medio a scuro, e poi ci hanno lasciato anche un prodotto che è un wax per fissare praticamente le sopracciglia. Questa è una palette veramente molto molto bella che non l'ho mai visto dalla Catrice, quindi è un prodotto nuovo. Questo però non era tutto, ci abbiamo altri 2 prodotti per le sopracciglia, su cui abbiamo un Brow Comp Pro Micro Pen. Questo è un pennarello praticamente per le sopracciglia che è molto preciso, con il colore 010 Ash Blonde. Questo potrebbe essere un colore che funziona da me, quindi lo possiamo provare. Sì, questo è un colore che potrebbe funzionare, comunque anche il colore funziona molto bene, ti pinge bene. Ottimo. Andiamo all'ultimo prodotto per le sopracciglia, che abbiamo un Slimmatic Ultra Precise. Questo è praticamente questo è waterproof, questo è un pennarello, wow, talmente fine, sempre nel colore molto chiaro. Vediamo se è scritto che colore abbiamo qua.
No, non vedo il colore, sinceramente. Vedo che c'ha praticamente la punta di 1,5 mm, quindi veramente preciso per disegnarsi delle sopracciglia. Molto molto carino, e dall'altra parte ovviamente anche un spoolie per mettere in forma le sopracciglia. Molto molto carino. Adesso però andiamo avanti e arriviamo alla palette dei ombretti per l'occhio. Questa è una eyeshadow palette che si chiama The Smart Beige Collection, che praticamente sono dei colori molto molto adatti per farsi un trucco quotidiano. Sono molto molto belli, sono anche molto adatti a qualcuno che comincia magari con il trucco, perché non sono colori che si deve sapere come metterli o come sfumarli. Comunque vi devo dire che veramente i prodotti della Catrice sono molto molto buoni e si lasciano sfumare semplicemente, quindi prodotti veramente adatti anche a chi comincia a truccarsi. Questa è una palette molto molto carina, che ha un highlighter, ha un colore per scurare un po' l'esterno dell'occhio, per avere un po' più di profondità. Una palette veramente carina che vince ovviamente qualcuno di voi. Adesso vediamo gli ultimi due prodotti. Mancano le ciglia e per quelli hanno messo due mascara. Vediamo la prima, la Iconista. Questa è la Lash Millionizer Volume Mascara. Questa è una mascara che non conosco e ha un applicatore molto interessante e molto molto corto, e anche dei peletti molto corti. L'applicatore è in silicone. Magari qualcuno di voi mi farà sapere come ha funzionato. La mascara è la Bretta Volume, questa è la False Lash Mascara e questa ha un applicatore molto cicciotto, molto grande. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate della marca Catrice, se la conoscete, cosa pensate di questo calendario. Per partecipare alla estrazione gratuita vedete tutte le informazioni sotto. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!